Dal 14 al 21 novembre nella sala esposizioni di Palazzo Pretorio a Sansepolcro ci sono i compagni di viaggio di Luigi Falasconi. Ecco, si tratta di acquerelli e si tratta di personaggi tutti di Sansepolcro, è vero? Sì, sono personaggi di Sansepolcro che molti sono viventi, però qualcuno ci ha lasciato purtroppo, e ricordarli con un acquerello mi sembrava rendere omaggio a questi amici e ricordare la nostra amicizia. C'è un filo di lana che unisce tutti questi quadri, è il filo della memoria. Questi personaggi, tu li hai conosciuti tutti, hanno come dire, condiviso una parte del tuo cammino, quindi in qualche modo hai ritratto un po' Sansepolcro. Sì, perché molti di noi passano magari e non lasciano nessun segno, ce li ricordiamo vagamente, basta fare un disegno, uno schizzo, qualcosa, la gente li riconosce e ritorna alla memoria con gli aneddoti, con le battute. E quindi ecco, mi sembrava giusto rendere omaggio a queste persone, e questo filo di lana unisce un po' tutti, e che poi di lana è molto sottile, si può rompere, e quando si rompe ci si ritrova da un'altra parte. Speriamo il più tardi che mai. C'è, emerge anche la tua grande attività di fotografo, perché dietro a ognuno di questi dipinti c'è una fotografia. La tua attività di fotografo ti ha portato a fotografare tutti i personaggi di Sansepolcro, quindi dietro a questa mostra c'è anche un archivio fotografico. Sì, non è che fotografo tutti, molti personaggi, persone di Sansepolcro, lo fotografate nel tempo, e tenerli là da una parte e poi magari riguardarli è sempre un piacere, perché il tempo passa, le persone passano, e quindi ecco, avere questo piccolo archivio personale è sempre un divertimento andare a riguardarli. Si può dire che Luigi Falasconi non dimentica di documentare tutta Sansepolcro, prima con le fotografie, ricordo i volumi La Valtiberina e Emozioni, con le fotografie dei paesaggi, dei panorami di tutte le cittadine dei sette comuni della Valtiberina, e oggi addirittura con i personaggi che la animano? Sì, io vivo in questo ambiente, sono nato, vissuto qua, quindi non posso che rappresentare queste cose. E per quanto riguarda i paesaggi e le fotografie, quando vado in giro un po' per il mondo porto sempre con me qualche volume per far conoscere la nostra valle, e devo dire, ovunque vada, da est a ovest, è sempre apprezzato il nostro panorama, e quindi è un divertimento portare in giro le nostre cose. Si passa da Andrea Marzà, direttore della Filarmonica, a personaggi della memoria come l'avvocato Locci piuttosto che Luigi Boncompagni, ma ancora tra i viventi Andrea Pichi Graziani, Salvatore Carrino, il fotografo. Insomma, la scelta come è caduta su questi personaggi? Ma la scelta è casuale. Ho cominciato con Dino Gennaioli, che è morto a metà di agosto, che era amico del mio babbo, avevo una fotografia, quindi mi piaceva ritrarlo, e ho provato con lui il primo ritratto, e da lì ho cominciato, e ecco, è nato proprio per caso, perché io facevo paesaggi, mi divertivo a fare quelli, però quando riesco a cogliere anche con un piccolo sguardo, con un neo, con una ruga sul viso, un personaggio, per me è un gran risultato, come per te quando ti ho fatto quasi bello e con qualche chilo in meno. Perché sono anche tra i ritratti. L'ultima domanda riguarda invece, c'è uno tra questi personaggi che va assolutamente ricordato sopra gli altri? Ma io no, non lo so, per me sono tutti cari, ricordo volentieri il vigile Pancrazi che è morto, ricordo Lido Nespoli, ricordo Gigi Boncompagni, l'avvocato Locci, quindi sono tutte persone care, per cui ecco, hanno un posto nel mio cuore, nei miei ricordi, più o meno uguale. Insomma. Ed è vero che per ogni ritratto è bastato pochissimo tempo, circa un'ora e mezza ogni ritratto? Ma oddio, un'ora e mezza è un po' poco. Ma poco di più? Cioè, ci vuole un pochino per cogliere l'attimo, come si dice. Una volta colto l'essenziale tu puoi lavorare intorno. Oddio, una giornatina direi ci vuole, La mostra rimarrà aperta fino al 21 e potranno incontrare l'autore, chi verrà qui in sala di Palazzo Pretorio? Se non gli viene a noia, sì, dovrei essere qui. Compagni di viaggio di Luigi Falasconi c'è anche Andrea Laurenzi, che qui oggi è in veste di osservatore tra il pubblico, ma essendo vice sindaco della città, e intanto un commento sul ritrovarsi ritratto tra i personaggi che in qualche modo sono caratteristici del borgo. Sì, tra l'altro con uno sguardo anche molto intelligente, no? Ma Facebook fa questo, si pubblicano delle foto anche divertenti, particolari. E poi si paga. E si paga. E Falasconi tra l'altro è stato bravissimo nel cogliere un'espressione così buffa, ironica, quasi addormentata. Come è stato bravo
a restituire alla città un quadro unico, un quadro collettivo di tante persone che quotidianamente la vivono, la città incontriamo per strada, e l'ha fatto con grandi qualità tecniche, perché sono tutti perfettamente riconoscibili e presi in dei momenti che connotano molto il personaggio. È stato bravo a renderli in questa visione collettiva nella sala del Palazzo Pretorio, perché è un bel regalo alla città, è un bel lavoro fatto di ironia, capacità tecniche e passione per la propria città. Questi sono tutti personaggi che rappresentano in vari settori la città, perché la vivono intensamente e, come dire, finiscono per valorizzare il nostro villaggio. Questo è il borgo che piace ad Andrea Laurenzi? Questo è il borgo che ci piace, perché siamo noi, questa è un'immagine della nostra città, siamo noi, cioè, dal personaggio politico, da chi ha amministrato la città, a chi incontriamo per strada, che conosciamo per le piccole cose, per l'aneddoto che ci racconta per strada, per quello che fa ogni giorno o per i suoi silenzi. Questo è il borgo che ci piace, fatto di piccoli, grandi personaggi, fatti dalle persone comuni che sono la nostra comunità, sono la nostra città, sono Sansepolcro.